Bene ragazzi, questo esercizio è veramente molto bello perché sembra irrisolvibile. Allora, mi spiego subito. Abbiamo un triangolo qualsiasi e questo lato vale 10, questo lato vale 8 e questo lato vale 5. Ok? Anche se non è benissimo in proporzione, però ha senso. La domanda è quanto valgono gli angoli al suo interno? Vi ripeto che noi abbiamo visto sostanzialmente i tre teoremi per i triangoli qualsiasi, che poi in qualche modo vanno ad inglobare i teoremi dei triangoli rettangoli. Quindi basiamoci sostanzialmente sul teorema del seno, del coseno, e sì, qui quello dell'area non serve. Ecco, io voglio trovare, ragazzi, quanto vale questo angolo, quanto vale questo angolo e quanto vale questo angolo. Un esercizio bellissimo. E allora l'idea è come faccio? Allora, per il teorema dei seni io dovrei sempre sapere una coppia tra il lato e il suo angolo opposto, quindi qui non ce l'ho. Quindi ad esclusione cercherò di utilizzare il teorema del coseno. Ma infatti, se ci pensate, avendo L1, L2 ed L3, io potrei trovare l'angolo dal coseno, se ci pensate. E da quale angolo parto? Da uno a caso? No. Perché comunque grazie al teorema del seno abbiamo capito che a lato grande sta un angolo grande, ok? Quindi la mia preoccupazione è se questo triangolo sia o no ottusangolo. Dov'è che potrebbe esserci l'angolo ottuso? Quello opposto al lato più grande. Quindi l'idea, vedete, bisogna ragionare, è che quest'angolo, che io vado a chiamare alfa, lo vado a trovare. Perché il coseno mi sa dire se l'angolo è ottuso o acuto, perché angoli acuti hanno coseno positivo, angoli ottusi negativo, cosa che il seno non è in grado di fare. Quindi il teorema del coseno è bello perché ci dice se i triangoli sono ottusangoli. E come faccio? Beh, utilizziamo il teorema del coseno, che dice che, allora, sostanzialmente, quindi è come se io avessi i due lati compresi L1 ed L, sì, i due lati in cui è compreso l'angolo, L1 e L2, questo è l'angolo compreso, e io dovessi trovare L3, quindi vado a scrivere la formulina. L3 alla seconda è uguale a L1 alla seconda più L2 alla seconda meno due volte L1 per L2 per il coseno di alfa. Allora, andiamo a fare i calcoli. Viene 100 uguale a 25 più 64 meno 2 per 5 fa 10, per 8 fa 80. Coseno di alfa. 25 più 64 fa 89, quindi 100, sposto di qua, viene 100 meno 89 fa 11, uguale a meno 80 per il coseno di alfa. Divido per meno 80 e trovo un coseno negativo. L'angolo è ottuso. Ok? Allora, quindi in realtà, se uno vuole essere preciso, preciso, cosa mi va a dire? Che l'angolo, quindi, è l'arco coseno di che cosa? Di meno 11 diviso 80. Ok? Se comunque. Oppure che sì, che il coseno di alfa è meno 11 ottantesimi. A questo punto, ragazzi, avendo il coseno di quest'angolo, io sono in grado, senza approssimare, ok? Vabbè, per l'approssimazione trovo più o meno quanto fa sto angolo. Tra l'altro vi mostro che se voi fate cos alla meno 1 di meno 11 diviso 80, viene 97,9 gradi. Ok? Questa a me non piace perché siamo in matematica. Ok? Quindi dobbiamo partire da qui e calcolare
il seno di alfa. Perché, ragazzi, voglio calcolare il seno di alfa ora? Perché se io ho il seno di alfa, allora posso utilizzare il teorema dei seni. Perché allora potrò dire che 10 diviso il seno di alfa che conosco è uguale magari a 8 diviso il seno di quest'angolo. E poi posso riutilizzare il teorema dei seni, magari dicendo che sempre 10 diviso il seno di alfa è uguale a 5 diviso il seno di quest'angolo qui. Quindi capite che tutto parte da il primo angolo che, diciamo, per ipotesi è quello che noi pensiamo sia ottuso, perché col coseno riusciamo a discriminare, e poi va tutto in discesa. Quindi l'idea ovviamente è che da questo, utilizzando la relazione fondamentale, non l'approssimazione come a tutti piacerebbe, trovo il seno di alfa. Avendo il seno di alfa, posso, utilizzando due volte il teorema dei seni, posso andare a trovare il seno di beta e poi, utilizzando un'altra volta su un altro lato, vado a trovare il seno di gamma. Poi ovviamente uno qui fa sin alla meno 1, sin alla meno 1, questi due angoli sono sicuramente acuti perché l'altro era ottuso, e quindi dovrà verificare che gamma più beta più 97 e 3 faccia effettivamente 180, ok? Potete finirlo come esercizio e verificare questa cosa. Vi ho dato la strada.